rimaniamo attivati in caso di persone disperse, e come può essere in questo caso, quindi un disperso in superficie, quindi in bosco, che si può trattare di una persona che va a raccogliere funghi o di una persona che va tranquillamente a fare una passeggiata, oppure in caso di terremoto, cane da macerie. Allora, durante l'arco della giornata ognuno di noi lascia un'infinità di tracce, pelle secca, capelli, peli. Il cane non fa altro che andare a cercare e a seguire queste tracce che lasciamo, come può essere anche l'erba calpestata che rilascia alcuni tipi di sostanze. Fly è stata scelta per una mia passione per questa tipologia di razza, e l'ho presa da cucciola, piccolissima, appena un mese, e a soli 2 mesi ha intrapreso l'attività addestrativa. Iniziato con addestramento in condotta e obbedienza, e dopodiché ha iniziato un percorso di lavoro su ricerca di persone disperse. Oramai sono quasi 5 anni che lavoro. Tolgo. Non paghi della bellezza di questo servizio che ha realizzato il nostro Luca Rossi. L'unità cinofila di Viterbo è qui. Buongiorno presidente. Buongiorno Marco Brizzi. E questo capolavoro, uno spettacolo di bellezza che è Lucky, una femmina che voi presidente vogliamo raccontare come è arrivata a voi, sì? Allora, Lucky è stata abbandonata. Era il classico tipo di cane abbandonato durante l'estate. Era stata abbandonata in una zona di Viterbo che si chiama Strada Bagni, quindi conosciutissima dai viterbesi, che è l'imbocco per la superstrada, e quindi la fortuna ha voluto che è stata trovata, è venuta a casa con noi e poi ha cominciato il suo percorso. Anche perché insomma sull'imbocco della superstrada poteva o la essere... Sì. Si può solo immaginare cosa potesse succedere. Esatto. Presidente, unità cinofila da soccorso, voi dal 2010 fate delle cose grandi, importanti. Sì, la nostra attività è quella della ricerca delle persone disperse, sia in superficie che sotto macerie. Siamo un'associazione di protezione civile, siamo un gruppo associato a Lucis in stretta collaborazione col gruppo cinofilo viterbese, che sarebbe la delegazione ANCI di Viterbo. Come si fa a far diventare Lucky questo capolavoro di cane e tutti quelli che abbiamo visto un campione nella ricerca delle persone? Con il gioco. Praticamente tutta la nostra attività è basata sul gioco. Noi facciamo in modo che il cane non vada a fare la ricerca della persona che è rimasta sotto le macerie o della persona che è andata a funghi e si è persa nel bosco. Noi facciamo in modo che il cane in quel momento veda il figurante, ovvero il disperso, come colui che la farà giocare al momento in cui lo ritrova. Quindi andiamo a sfruttare una predisposizione naturale del cane, che è quella dell'olfatto e del fiuto, per andare a cercare una persona che sarà quella che gli darà il momento massimo di gioia e divertimento. Brizzi, tutti i cani potenzialmente allora possono diventare dei cercatori?
diciamo che potenzialmente tutti i cani possono diventare dei ricercatori. Logicamente ci stanno delle razze più predisposte, e di ogni razza il lavoro che facciamo noi è quello di andare a esaltare le doti naturali più sviluppate a seconda del cane. Ma una curiosità che mi stava venendo mentre la sentivo: i canetti poi li tenete voi a casa oppure stanno in una struttura? Il cane sì. Il perché cane... dico, una volta che si affezionano a Don Pierluigi è durissima poi lasciarli andare via, sì. E questa non si fa, non è possibile. Guardate intanto la mansuetudine. E poi dicono che questi sono cani aggressivi, che gli husky. Com'è questo? È un husky? È un meticcio di husky, tra l'altro veramente bellissimo, sembra veramente puro, ma noi tanto che ci importa della razza. No, niente. Marco, ora voi siete abituati anche a soffrire, purtroppo, perché insomma vi chiamano, ecco, per il cercatore di funghi che si è disperso, quando i bambini giocano a mosca cieca dietro gli alberi dei boschi e poi dopo non ritrovano più il senso dell'orientamento, però purtroppo anche in situazioni molto molto difficili. È una... quando, chi vi contatta, come si arriva a voi? Allora, l'allertamento delle unità cinofile viene fatto o dalla regione Lazio nel nostro caso, quindi la regione di competenza per l'associazione, o eventualmente anche dalla prefettura direttamente del territorio. Sul momento che viene richiesta la necessità di unità cinofile per la ricerca, dopo succede l'attivazione, i gruppi si portano sul posto e in collaborazione con l'UCL dei Vigili del Fuoco si predispongono le battute c'è di ricerca. C'è tutta quindi una catena ben precisa al riguardo, questo lo diciamo perché chi avesse bisogno in certe situazioni sa come fare. Antonella. Beh sì Lucia, in realtà gli animali hanno sempre fatto parte della vita quotidiana di tutti, ma hanno avuto anche un ruolo fondamentale in alcune azioni. Per esempio l'ultima che abbiamo ricordato è quella di Parigi, il cane poliziotto che è andato avanti e ha salvato la vita di molti poliziotti. A lui è stata dedicata una medaglia al valore, però come dicevi tu, noi siamo bel tempo si spera, quindi c'è anche una buona notizia e io vi voglio far vedere questo cucciolo che si chiama Dobrigna, che è invece il cane regalato dalla Russia proprio come segno di affetto nei confronti della polizia francese, proprio per, non dico rimpiazzare, ma dare una mano in più alla polizia francese. Che bellezza, quello è stato un sacrificio purtroppo necessario in alcune situazioni. Noi diciamo, Antonella, grazie tra l'altro di averci dato come al solito la bella notizia, diciamo che questi animali vivono come gioco la loro attività, lo diciamo a casa per gli ambientalisti più convinti, per quelli che invece ritengano che questi animali non debbano essere coinvolti in una cosa molto particolare. Abbiamo visto una foto, Marco, sì, a cui voi tenete in maniera particolare, poiché noi siamo una famiglia e ci teniamo molto. Questo è un vostro volontario Giancarlo, che è scomparso da poco, Giancarlo. Sì. E questo è un piccolo omaggio che facciamo alla sua famiglia. È venuto a mancare nell'agosto 2014, era oltre che un volontario anche un grandissimo amico. E beh, questo vogliamo ricordarlo in questo modo. Don Pierluigi, la tenerezza con cui il Presidente ha parlato di questa attività ci riporta comunque anche alla tenerezza con cui gli animali sono raccontati nelle scritture. Ma la presenza degli animali nelle scritture, che messaggio porta con sé? Che cosa insegna chi legge il Vangelo? Addirittura utilizza gli animali in senso buono per veicolare dei messaggi Gesù che diversamente non potrebbero non sarebbe. Cioè ha una potenza l'uso dell'animale che è immensa. A spiegare per esempio il discorso escatologico, no? Dividere le pecore dai capri, il discorso escatologico eccetera, a destra, a sinistra, è immensa il messaggio che è. In più lui li prende sempre in considerazione. Nel mio testo si vedrà che tutti gli animali che sono citati 199 volte non da sono Gesù, poche, cioè, non sono poche, sempre bella figura, cioè esatto, li tratta sempre bene, con cura, dandogli un'importanza estrema. Anche se vengono utilizzati a parlare dei porci, per esempio, ma sempre un'accezione molto molto costruttiva e soprattutto naturale, non c'è nessuna forzatura nel racconto di tutto questo. Noi intanto guardiamo ancora il titolo del suo libro, che ripetiamo: vanno i proventi in beneficenza per l'assistenza a un'associazione che vogliamo ricordare qual è, Don Pierluigi? Certo, la Fondazione Forma, che opera all'ospedale Regina Margherita di Torino, dove sono adesso che a è una cosa servizio importantissima. Io ringrazio di cuore Marco Brizzi, Lucky, che voi è forse uno dei cani più buoni che siano entrati in questo studio. Si è messo grazie lì bombonino e guardava la televisione molto interessata tra l'altro. Un abbraccio grande grande a Don Pierluigi Plata per averci portato in questo mondo bello. Vi offriamo un caffè, ce ne andiamo in pubblicità, ma restiamo qui perché abbiamo ancora tanto da camminare. Grazie, 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 grazie di cuore. A voi, pubblicità. Buona giornata.
Eh sì, ci sta, però ci serve.